Uno dei volti di punta di Mediaset è sicuramente Michelle Hunziker. Gradualmente è passata da ruoli televisivi marginali a impegni via via sempre più importanti, evolvendo alla conduzione fino ad ottenere addirittura un programma tutto suo, Michelle Impossibile. La showgirl, oltre al talento, è anche molto amata dal pubblico per la sua naturalezza e umiltà. Purtroppo però, in tempi come questi anche per la conduttrice svizzera, i piani alti di Cologno Monzese non si sono risparmiati. Michelle Hunziker, la brutta notizia per lei arriva da Mediaset. Per la nuova stagione televisiva targata Mediaset, erano previste per il mese di settembre le due serate del nuovo programma Il più grande karaoke d'Italia. Si parlava addirittura dei giorni della messa in onda, il 7 e il 14 settembre su Canale 5, ora invece potrebbe essere sfumato tutto. Lo show musicale, ispirato al karaoke lanciato da Fiorello negli anni 90 nell'Access Prime Time di Italia 1, sarebbe stato girato all'Arena di Verona. Ora invece non solo non è più previsto nei piani di questo autunno, ma potrebbe essere stato addirittura totalmente scartato da progetti futuri del Biscione. Al timone del programma, poi, ci sarebbe dovuta essere proprio Michelle Hunziker, reduce da Io Canto Family. Tutto fermo per il nuovo programma, doccia gelata per Michelle Hunziker che avrebbe dovuto iniziare la stagione televisiva da protagonista, invece dovrà attendere o addirittura accettare che il più grande karaoke d'Italia dall'Arena di Verona non ci sarà. Ma cosa ha spinto l'emittente ad annullare un programma potenzialmente così interessante? Difficile dare una risposta sicura e univoca, soprattutto considerando che il progetto era rimasto ancora solo sulla carta, per quanto ne sappiamo. La conduttrice svizzera però, continuerà ad essere una delle protagoniste di Mediaset, tornerà sicuramente a Striscia al fianco di Gerry Scotti e non solo. Dove rivedremo Michelle Hunziker? Michelle Hunziker sarà al timone di due serate evento in onore dei Pooh e Andrea Bocelli. Sarebbe inoltre in lizza anche per la conduzione di un nuovo programma musicale prossimamente in onda su Canale 5, The Ultimate Entertainer. Il format della Fremantle vedrà i cantanti esibirsi in generi totalmente diversi da loro, a giudicarli ci sarà una giuria. Insomma, una stagione all'insegna dell'intrattenimento e della musica per la bella Michelle.